Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Una donna forte, sempre sorridente, gioiosa. Un sorriso e una pacca sulle spalle l'aveva per tutti Linda Scatolin, la triatleta rimasta vittima di un grave incidente sabato scorso, mentre si allenava in bicicletta in Sudafrica in compagnia di Edith Niederfrininger, altra triatleta azzurra. Purtroppo Linda non ce l'ha fatta. Troppo gravi i postumi dello scontro per la forte atleta, che ha lottato però fino alla fine. Linda era una triatleta, una Ironman, una ricercatrice universitaria, una istruttrice di subacquea, una scialpinista, era un vigile del fuoco volontario, era un'amica, una compagna di squadra, era una bella persona. A Linda, dall'acqua sospesa fatti accompagnare. Nuota fino a dove la tua bici puoi trovare. Amazzone pedala dove solo tu puoi arrivare. Spingi sul pedale come solo tu puoi fare. Smonta, salta giù, le tue scarpe ad indossare. Adesso corri libera e corri fino al mare. Ciao Fixie. Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima puntata del palinsesto primavera-estate di Scratch. Questa copertina dedicata a Linda Scatolin ci era doverosa e visto che possiamo dedicarle la puntata di oggi, perché conoscendola penso che avrebbe apprezzato, gli dedichiamo appunto questa puntata che sarà piena di immagini, piena di grinta, piena di sorrisi proprio come era lei. Nicola, ti lascio la parola e scusa insomma per questo mio cappello, però era doveroso. So che poi dopo tu ci tenevi molto. Un applauso, così partiamo alla stragrande. Allora, si parte come? Si parte comunque con grinta, perché comunque la vita va avanti. Io sai che sono proprio completamente scemo dalle ipocrisie, nel senso che comunque una partecipazione a un evento così luttuoso, gravissimo, almeno il ricordo della bellezza, della grinta che possa essere esportato in tutti i dovi e soprattutto nelle ruote grasse del mountain bike. Sono contento che quest'anno sì ripartiamo un po' con la verde del ciclocross con le ruote grasse, ma soprattutto diamo una finestra diversa. Quest'anno c'è una differenza, abbiamo come al solito in campo nazionale con la rete che ci sta seguendo, Canale Italia 159 più Sky 821 con Serenissima e con il canale digitale 15, insomma per il Veneto abbiamo anticipato, perché giustamente il mondo delle due ruote credo che debba andare con due ruote, esatto. La ruota davanti è esattamente uguale a quella di dietro, se una delle due si affossa non si va da nessuna parte. C'è un'altra trasmissione che continuo a dire non è concorrente, ma per loro esigenze hanno dovuto in qualche maniera sovrapporsi alla nostra data, quindi per bon ton noi anticipiamo di questa mezz'oretta, è vero, così chi avesse il piacere di guardare teleciclismo, un po' come si faceva 40 anni fa, tu Dolce Linea non esistevi, no, neanche, non ero ancora nata, che neanche. C'era il triangolino bianco sulla Rai, c'erano due reti, e succedeva che veniva fuori un triangolino bianco per dire guarda caro telespettatore, dall'altra rete potrebbe esserci qualcosa che ti interessa. Quindi non c'erano tutte queste alchimie, queste brutture. A me, io sono della televisione di Alberto Manzi e quindi il triangolino potrebbe esserci un'altra trasmissione che vi può interessare. Quindi noi sicuramente dopo questa ora trascorsa insieme, un'oretta e mezza, insomma su un'altra emittente c'è teleciclismo. Questo per dire che è giusto andare avanti così. Esatto, anche perché appunto un giovedì pieno di ciclismo, quindi uno può cominciare alle 7:30 e poi finire alle 10:30. Per i grandi appassionati che tanto hanno bisogno di visibilità, io intanto farei un lungo applauso condiviso
per Flavio Furlanetto, responsabile mountain bike provincia di Treviso, settore giovanile, Mauro De Bortoli, presidente del Mountain Bike Club Gaerne, e a Stefano Garbin, maestro di mountain bike. Maestro, mi piace. Fatemi un applauso, maestro, forte. No, vi mando tutti fuori. Ma sai perché il maestro mi piace? Vorrei anche il maestro del mountain bike, vorrei anche il maestro del ciclocross, perché è un po' come il maestro di sci, è importante. Per i giovani, ma anche perché poi consegni casomai un piccolo documento a colui che sa andare in bicicletta, è vero, insomma sì. È importante proprio anche per tutto quello che è il movimento. Giusto. Quindi tu sei maestro. Io sono maestro, sì, mi sono qualificato maestro con un corso della federazione. Cioè sono dei corsi apposta. Sì, esatto, sono tenuti dai tecnici federali, sono di vari livelli, in base al livello che tu hai insegni le categorie predisposte. Certo. Io sono maestro di primo livello e posso insegnare ciclismo fuoristrada ai ragazzini che sono della categoria giovanissimi, che vanno dai 7 ai 12 anni. Ma Stefano, è vero che però ci sono anche maestri che fanno anche escursioni? Sì, certo, poi il maestro può portare... Ci sono le varie declinazioni. Le varie declinazioni, esatto. Ci sono maestri di primo livello come me, maestri di secondo livello e maestri di terzo livello. Allora, per le varie categorie agonistiche, ogni maestro ha una determinata categoria. Certo. Allora, io i giovanissimi, quelli di secondo livello, trattano gli esordienti, gli allievi, poi e anche gli juniores. Per il ciclismo, ciao. Beh, il ciclismo amatoriale, vogliamo dire. No, no, professionistico. No, per l'agonistico, proprio che è una cosa diversa. Esatto, juniores, under 23, elite, certo. Ci vuole un maestro di terzo livello. Che è come il direttore sportivo su strada di terzo livello. Ma sai cosa che mi incuriosisce? Il fatto che tanti giovani, ma proprio i giovancelli, no, non sanno cos'è il bosco, non sanno cos'è il pioppo e il castagno. Credo che ci siano, perché io ho assistito una volta a un maestro che diceva facciamo anche queste cose per le scolaresche. Sì, beh, questo è che non è agonismo, chiaramente. Non è agonismo, ma è più da guida ambientale questo discorso. Il maestro insegna proprio l'ABC della bici. Come si affronta una curva, come la posizione da tenere in salita, la discesa, quale freno usare, come usare il freno. Certo. Sono tutte particolarità del ciclo. Cara Eleni, adesso io ti lascio avere il proscenio, visto che siamo ripartiti dopo questo trofeo di ciclocross, e ti lascerei proprio in mano al responsabile provinciale, a Furlanetto, che so che lui è uno che gli piace molto le ruote grasse, diciamo. Beh, così. Sicuramente, anche perché era presente anche... Posso fare una domanda stupida? Sì. Ma le ruote grasse, ma d'estate non sono ruote secche? No, vabbè, una battuta, lo so, però... Sono grasse perché hanno la circonferenza più grossa, applauso, dai! Va, perché ho fatto la battuta! Che battutona, oh! Comunque, siamo partiti, appunto, con... Maser era però la seconda prova della Veneto Cup, che affronterà, diciamo, è un trofeo molto simile al trofeo Triveneto di ciclocross, solo che appunto è incentrato solo nella regione Veneto e va a toccare determinate province con determinati percorsi per tutto l'arco della primavera estate. Maser, che era prima prova dell'Internazionale d'Italia, avremo prossimamente anche Paolo Garniga che ci ha promesso una puntatona qui fiocchi, quindi seguiteci più avanti perché vi portiamo degli ospiti che dalle altre parti non ci sono. E detto questo, comunque, Maser appunto era la prima prova dell'Internazionale d'Italia ed era la seconda della Veneto Cup, che è partita 2 settimane fa con la prova di Sant'Orso. Quindi abbiamo Flavio qui che ci andrà a illustrare un attimo il progetto Veneto Cup quest'anno. Che è una sorta di copia e incolla del trofeo Triveneto di ciclocross, no, oppure del Giro d'Italia di ciclocross. No, non siamo una copia e incolla. No, nel senso che comunque siete itineranti. Sì, siamo itineranti, tocchiamo le cinque province della regione Veneto. E quest'anno ci articoliamo in 14 prove e con la new entry di una prova in provincia di Verona, che è una prova anche di campionato regionale a Tregnago il 2 di giugno, se non erro. E noi praticamente abbiamo messo in piedi un progetto 9 anni fa, quello di promozionare l'attività nelle categorie giovanili, e perché riteniamo che la promozione, creare un bacino di utenti giovani, sia fondamentale per la crescita del fuoristrada. Ma questa cosa vale anche per tutto il mondo del ciclismo, perché sia l'attività su strada, il fuoristrada, la pista, hanno bisogno di fare un bacino di giovani, formazione. Ecco, noi abbiamo puntato tanto sulle figure dei maestri, perché il ciclismo è come una famiglia, è come una...
ha bisogno dei maestri, qualcuno che insegni a questi ragazzi ad andare in bicicletta, perché non è dire vado in bicicletta, bisogna insegnare ad andare in bicicletta. Allora il progetto parte figure tecniche per maestri di mountain bike, attività giovanissimi, giovanile, campioni, come la gara di Gaerne, e poi chissà, magari un giorno qualche olimpico potrebbe... Noi ce l'aspettiamo, però non è che contiamo su quello. No, contiamo su quello. Comunque noi facciamo anche un lavoro sociale, perché le società, oltre a fare l'attività formazione, fanno anche molte attività di stare assieme post-gara, perché è utile anche fare quello, insomma, per il mondo dello sport. Allora, proprio settimana scorsa, cioè per chi ci ascolta è giovedì, ma lunedì scorso, io ho fatto una puntata con O Bianco e Nero, si parlava dell'arrivo di una... del campionato italiano juniores ad Abano Terme, e ho fatto vedere all'inizio un filmato dove, adesso va di moda l'ISIS, no? Per cui vediamo questi professori, questi maestri che esercitano proprio i ragazzini a imbracciare le armi e quindi li educano in quella maniera là, che chiaramente per noi che siamo un popolo civilizzato, oppure dovremmo essere tale, io ho dei dubbi perché stiamo perdendo dei gap esagerati, però là rispondono con la violenza. Se noi non rispondiamo invece con la cultura, col praticare sport, perdiamo dei grandi punti, perché la volontà, io credo, Presidente, voglio sentire te, la volontà c'è, perché voi nelle vostre gare, mi pare che c'erano più di 1000 iscritti tra partecipanti, poi voglio capire la gente che viene durante le vostre gare. C'è la scuola, c'è la volontà, c'è di creare comunità, di creare interesse attraverso lo sport. Purtroppo la miopia dei nostri politici, che dovrebbero andare a casa tutti, perché se non hanno mai lavorato in vita loro, questo è il problema, perché se no qua rischiamo che da una parte abbiamo dei bambini educati alla guerra, e chiaramente chi distrugge fa più fretta che costruire. Noi dobbiamo per forza in qualche maniera renderci conto di questo. Certo, quello che facciamo comunque anche noi con i nostri maestri è merito comunque di un grande impegno anche da parte di Flavio, che ha fatto tanto in provincia di Treviso e non solo per l'attività giovanile. Noi abbiamo cominciato così quasi per gioco con due o tre bambini che poi si sono aggiunti, si sono chiamati l'uno con l'altro e alla fine adesso ne abbiamo circa una trentina, mi sembra. Sì. Una trentina. Sì, esatto. Quindi sì, l'attività giovanile principalmente, perché il futuro è loro, quindi anche per quel che riguarda comunque la nostra manifestazione che abbiamo fatto questi due giorni, abbiamo visto una partecipazione veramente intensa, grandissima, di atleti giovani, tanti giovani. Quindi i primi a essere sorpresi comunque siamo rimasti noi, perché non ci aspettavamo questa grande affluenza. Eravamo già reduci comunque l'anno scorso da un buon risultato a livello di iscrizioni. Non ci aspettavamo comunque di arrivare a 1000, perché una manifestazione di cross country e anche a livello internazionale comunque ha delle medie molto più basse. Grazie. Quindi principalmente ci siamo veramente sorpresi di questo. Non credevamo di arrivare a quel numero, quindi poi alla fine comunque non è quello che noi cerchiamo di, quando organizziamo le nostre manifestazioni, di tenere comunque un livello standard, che sia una gara provinciale, che sia una gara regionale oppure internazionale, comunque il livello è abbastanza elevato. Quindi... A me viene da solleticare un po', sai chi? Adesso tra poco andremo alle elezioni regionali, no? Io vorrei fare una domanda a Elenia, perché ha una bambina piccola, quindi le sue aspettative quali sono? Perché se le aspettative sono quelle che ci promettono del nulla, mi verrebbe da capire 1000 persone, viene a capire, insomma, magari facendo due conti, genitori, quello che si può ampliare a livello di gente, possiamo parlare di 5-6 mila persone coinvolte, anche perché per pur parlare, siamo stati là, ho fatto questo, il bambino ha detto sono andato terzo, l'avranno ascoltato, è multilevel della comunicazione. Quindi io dico, potrà abbracciare 5-6 mila persone? Beh, io dico questo, se qualcuno vuole candidarsi alla regione del Veneto o anche in Italia, comincia a pensare che, insomma, non sono soltanto gli alpini che portano voti, ma dovete anche cercare di dare una mano, un contributo a quelli che fanno queste cose qua, che sono voti. Almeno li attraiamo così, come si fa con i pesci, no? Cioè, e non è che noi siamo gli ultimi arrivati, parli del ciclista, sai, all'anno è arrivato uno, cioè, siamo considerati
dei medio coglioncini, non è così, è tutta gente con le palle, tutta gente che studia, tutta gente che insomma ha un background abbastanza importante, cominciamo a venderlo bene, no? Beh, la gara di ieri sicuramente, di domenica, vive anche del fatto che è riuscita, secondo me, a diventare un evento. Un evento perché ha un percorso che è bellissimo, un percorso tecnico molto simile ai percorsi che vediamo adesso in Coppa del Mondo, ed è quello, quel discorso che andiamo a fare anche durante l'inverno, no? Nel ciclocross, di cercare di avvicinarci più possibile agli standard internazionali, perché gli atleti vogliono, allora gli atleti agonisti, parlo degli elite, degli under, delle donne elite, vogliono testarsi su un percorso che sia simile a quello che poi trovano all'estero. Gli amatori vogliono correre come corrono i professionisti, non vogliono la gara infima, sì, che vogliono testarsi su un percorso duro come quello dei professionisti. I ragazzini, guarda il traino di Marco Aurelio Fontana o di Luca Braidot, che sta diventando un altro personaggio, certo, alla Marco Aurelio, perché ieri veramente c'era tanta gente che tifava il goriziano, insomma. Quindi diciamo che questi tipi di percorsi, secondo me, creano già appeal. Io sono rimasta perché ieri ho visto veramente un bel evento, tanta gente anche extra a guardare, poi l'Expo, il fatto che ci siano tutta una serie di cose collegate va a creare, nonostante alla fine è una collinetta, giusto? È una collinetta a coste di Maser, tra l'altro, giusto se non sbaglio, quindi non è neanche Maser città. Ci crea una centralità. Cioè, c'era tantissima mandiamo gente. Sta clip, invece ribaltiamo un po' ribaltiamo la scaletta. E mandiamo subito all'internazionale. E quindi mandiamo, grazie ad Alcamedia, quindi anche quest'anno si rinnova la partnership con Alcamedia, mandiamo la prima prova dell'Internazionale d'Italia ad Amaser. Via la clip. Avanciata. E con le immagini siamo a Maser, in provincia di Treviso, per la prima prova degli Internazionali d'Italia, 18° Gaerne Trophy Cross Country. Al via la gara Donne Open Elite e Under 23. Assente Eva Lechner, ci sarà però un bel duello, visto considerando Lisa Rabensteiner, campionessa italiana Under 23, e Anna Oberparleiter, reduce da una stagione di ciclocross ad altissimi livelli, e subito lì davanti anche alla prima uscita internazionale stagionale per quanto riguarda le ruote grasse. In terza posizione Cristina Kirillova del team Rus Velo va ad anticipare la compagna di squadra Vera Andreeva, e sul duello Oberparleiter-Rabensteiner va a giocarsi tutta la gara di Maser, una delle gare più belle degli ultimi anni, con queste discese molto tecniche. In volata riesce a vincere Anna Oberparleiter, Carraro Team Trentino, seconda posizione, prima Under 23 Lisa Rabensteiner, quindi Cristina Kirillova del team Rus Velo, in quarta posizione compagna di squadra Vera Andreeva, team Rus Velo, quindi Teresa Urikova la quinta classificata. E con il podio delle donne Open andiamo con le immagini alla gara clou. La gara clou, quella degli Elite e Under 23, ovvero i professionisti della mountain bike. Anche qui manca solo la Canon di Marco Aurelia Fontana, per il resto ci sono veramente tutti, e sarà duello tra Bianchi Hydro Drain team forestale con Luca Braidot in maglia tricolore. Ricordiamo, l'abbiamo commentato l'anno scorso, la bellissima vittoria a Gorizia. Tantissimi partenti anche qui, e guardate che spettacolo. Hydro Drain Bianchi che va subito ad attaccare con Gabe Baumer e Gersh Baumer, ma Luca Braidot è lì e cerca di non staccarsi, nonostante appunto il forcing serrato del duo della Hydro Drain Bianchi, che cerca subitissimo di fare selezione, ma il tricolore fa veramente venire fuori tutto il meglio di Luca Braidot, che è stato anche in nazionale con Davide Cassani alle Strade Bianche. È finita veramente con orgoglio questa gara tra i professionisti per quanto riguarda l'atleta friulano. Il finale però riusciranno a spuntarla il duo della Hydro Drain con Alexander Gerbaumer, che va a vincere su Gerhard Geschbaumer. In terza posizione Ivan Gutierrez, autore di un'ottima rimonta, quindi Nicolas Petina, e il tricolore Luca Braidot. E ora il momento. Vabbè, va, facciamolo per buono, è la prima puntata, dai.
Insomma, a Crespignaga di Maser, tanto per essere chiaro. Sì, però ho sbagliato. Hai sbagliato, cosa hai detto tu? Coste. No, poi c'è in mente le costolette. C'ho fame stavolta. È normale, insomma. Allora, abbiamo visto una bella gara. A me piacerebbe che queste gare fossero veramente ampliate all'apoteosi, nel senso che quando si tratta di 1000 persone, a me commuove, insomma. Noi andiamo a vedere delle partite di calcio. Non so se qualcuno ha visto Inter Cesena. Non c'era nessuno allo stadio. Cioè, ci vengono a acclamare il calcio come trita tutti gli sport. Non c'era nessuno allo stadio. E quando è tutto che c'è tanta gente, queste barriere taglia... Una volta erano barriere taglia fuoco, adesso sono barriere taglia tifosi. E ogni volta è una guerra. Ma allora cerchiamo di esportare un ciclismo degno. Perché il ciclismo vostro, come anche il trofeo Triveneto, va, faccio una chicca. Oggi io vedo uno sport, il calcio, che è un calcio in scatola. E in certi casi anche il ciclismo lo trovo in scatola, specie a certi livelli. In scatola vuol dire che vediamo delle azioni che sono bellissime, che una volta forse ce le sognavano, ma abbiamo perso la fantasia del calcio, il palleggio, il colpo di tacco, oppure le cavalcate alla Chiappucci che ti facevano capire che non era quello che tu pensavi. Ogni volta era uno stupore, no? Ogni volta era qualcosa di diverso. Tant'è vero che alla Tirreno Adriatico lo stupore è stata la neve, che è chiaro, poi dopo tanti hanno dibattuto, però è quella chiave che ti dice, guarda che non va esattamente come tu pensi quando apri la scatola di trovare quel tonno in confezione. Trovi qualcosa che potrebbe essere diverso. E in questo il ciclismo, ragazzi, è unico. E noi dobbiamo cercare di far capire questo. È vero o non è vero? È vero, se dico delle cagliate... No, è vero, perché comunque il ciclismo va sempre a confrontarsi innanzitutto col tempo che c'è, condizioni atmosferiche, e poi gli atleti fanno la gara. Questo è... puoi avere il percorso più duro in assoluto, ma se vanno via 25 all'ora... Oppure se si mettono via la fuga e prendono. Dobbiamo cercare di raccontarlo in maniera diversa. Va raccontato in maniera diversa. Perché il calcio, se lo vediamo, è lo sport più popolare. Ma guarda che la gente si sta disaffezionando. Perché tutte le partite sono uguali, vedi sempre le stesse cose. Non è più il ciclismo che ogni volta può succedere qualcosa. Ed è quello che poi piace all'appassionato. Assolutamente. Ti lascio ancora il proscenio, è vero, dei tuoi ospiti, cara Ilenia. Perché sei tu che confezioni tutto, è vero. E poi alla fine è inutile che ci giriamo in giro, Lo sanno tutti che mi hai spode è stato. Mi dispiace, Argesi. Porterai i tuoi rode. Ospiti novantenni fra qualche puntata. Sì, io porto gente giovane. È giovane, sì. Ma guarda, non sono mica tanto vecchio, sono anche dimagrito. Sì, ti vedo, ti ho visto. Dai, questa volta te la passo che sei dimagrito. Flavio, allora abbiamo presentato un attimo la... Fatemelo. Allora, abbiamo presentato la Veneto Cup. Ci saranno delle novità rispetto agli altri anni o bene o male si ripete anche appunto la formula Kids, quindi quella magari destinata a tutti questi bambini che ci possono vedere, e andiamo a spiegare cos'è la Veneto Cup Kids, perché abbiamo tanti bei bambini che ci guardano. Allora, per quanto concerne la Veneto Cup, la formula è quella data ormai da tanto tempo, non è necessario modificare, abbiamo solo introdotto una nuova categoria che sono i Master 7, dato che... c'è un allungamento dell'attività e questo mi fa anche piacere, perché vuol dire che la gente è in salute e ha voglia di confrontarsi anche dopo una certa età. Per quanto concerne la Kids, invece, la formula è rimasta anche quella invariata, sono entrate delle prove nuove e abbiamo anche in via sperimentale introdotto una prova che quest'anno si chiamerà Promo, la faremo alla vigilia di Pasqua a Mussolente, organizzata dal Team Macro. Che praticamente, cos'è in sostanza? La federazione quest'anno per le attività giovanissime ha introdotto una nuova specialità, si chiama Short Track, che va a sostituire quelle che erano le attività promozionali. E noi abbiamo inserita questa nuova prova anche nel Pinocchio, nella speranza di avvicinare qualche ragazzo in più. Oltretutto, a questa prova ci possiamo abbinare il gioco ciclismo, che sono quelle manifestazioni aperte a tutti quanti, anche i non tesserati, perché noi dobbiamo far vedere il ciclismo anche a chi il ciclismo non ha mai visto. Ed è quello che avvicinare i genitori, i zii, i nonni al ciclismo, perché dobbiamo ampliare quel bacino di interesse, che se vogliamo che il ciclismo continui a essere lo sport che era lo sport che entrava in casa, no? Perché la gara di ciclismo una volta ti passava a casa, no? Come dici tu, il calcio è uno sport in scatola perché è all'interno dello stadio, invece il ciclismo è lo stadio, è la strada. Tu puoi andare a vedere il ciclismo senza pagare il biglietto, e quello è il bello del ciclismo. Ieri c'erano
1.000-2.000 spettatori a Maserma, nessuno ha pagato il biglietto, però si sono visti i campioni del mondo. Non è possibile fare con il calcio questa cosa. Eh no, e poi penso che spazzatura non ne avete tanto neanche raccolta. Guarda, ti posso confermare che questa sera sono passato di là e tutto era in ordine. Anzi, credo che già ieri sera tutto fosse in ordine. I ciclisti sono più puliti di quello che potrebbe sembrare. Molte volte veniamo tacciati per quelli che sporcono le strade, ma è difficile vedere un ciclista che va via col sacco dell'immondizia dietro o con la televisione. Trovi altre tipologie che buttano i sacchetti. Allora, credo che possiamo insegnare a tantissime persone la pulizia. Io lancerei adesso una clip sulla coppia Bartali, qua parliamo di strada, proprio perché so che, poi lanceremo anche le strade bianche, so che per quanto riguarda la multidisciplinarietà Cassani ha preso alcuni esponenti delle ciclocross, del mountain bike, per poterli mettere nelle strade bianche, che sono molto contento io di questo, perché mi fa molto piacere Ilenia. Mi piacerebbe altresì che la strada ogni tanto prestasse qualche atleta per anche per far cartello, per far locandina. Allora, nel ciclocross o nel mountain bike. Ti rispondo già. No. Forse potrebbe essere una cosa, e poi quando appunto spero che avremo questa bella puntata che mi ha promesso Paolo Garniga, quindi potrai fare le domande live, la vedo un po' difficile per il semplice motivo che forse uno come Matteo Trentin può fare l'inverso, uno stradista che non è mai salito su una mountain bike o su una bici a ciclocross ci lascia una clavicola, un piede, una testa, i denti. Sono due cose completamente diverse, il biker può passare su strada, poi magari loro mi possono dire se sbaglio. Io credo di no, alcuni interpreti, alcuni sì, ma sono ragazzi che hanno già fatto, Nibali ha fatto mountain bike da giovane, quindi sicuramente se lo metti in mountain bike ci sa anche stare, ma se prendi uno, non faccio nomi, perché che non è neanche capace di andare in discesa perché fa le curve quadrate, lo metti in mountain bike si spacca una gamba. Ma io dico alcuni interpreti, sarebbe bello sprestarli ogni tanto anche per locandina, nel senso farlo avvicinare al pubblico, perché si sa che tra il mountain bike e il ciclocross, insomma, è abbastanza circoscritta la zona ed è anche più facile, insomma, contattare. Cosa ne pensate? Vabbè, a Masera è un percorso molto duro, quindi noi siamo riusciti a portare Marco Melandri in bici. Però beh, insomma, quel bel modo l'aveva fatto BMX, passare dal 300 sì, all'ora. Fior di campione di BMX per lui. Ma senza contare che le piste di BMX costerebbero veramente neanche una paccata di soldi, un po' di buona volontà. 40.000 euro e qualche camion di terra per fare una pista di BMX. E quanti bambini faremo felici? E soprattutto li porteremo in un luogo protetto, lontano dal traffico, dai rischi. I genitori potrebbero metterli allora, là. Allora tutti voi che vi candidate alle regionali, alle politiche, insomma, venite a sentire queste belle cose. Che insomma non si tratta di fare alberi di Natale per l'Expo a 6 a 12 milioni di euro, si tratta di fare quattro paraboliche e far divertire i bambini, perché sono un bene prezioso, i bambini. Stiamo diventando la TV dei ragazzi noi. Eh sì, la TV dei bambini. Ci manca soltanto Cip e Chop e il cartone animato. Tra qualche puntata mi rivesto da Heidi, come sì, l'anno sì, scorso. E io da Pippo Brontolone. Mandiamo questa bella clip. Mandiamo questa bellissima clip, appunto, nuova collaborazione, l'avevamo anticipata all'ultima del ciclocross, con Christian Bohm e Zappacenere, Atlantide Video Service. Quindi avremo tutta una serie di gare, avremo anche le gare di Adriano Amici, che sono un po' le ultime gare rimaste dopo quelle della RCS, ahimè, per i professionisti in Italia. Quindi andiamo a vedere questa bellissima clip di presentazione della coppia Bartali, che faremo vedere poi nelle prossime puntate. Via la clip. Grazie Zappa. Un anno fa ci siamo lasciati così, con la vittoria del campione olimpico e campione del mondo su pista Peter Kenaug, che in maglia Sky ha scritto il proprio nome nell'albo d'oro della settimana internazionale di coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Il successo del britannico è stato il frutto di una grande prestazione della propria squadra, che ha così confermato e ribadito ulteriormente l'importanza e la considerazione delle quali la gara gode nel mondo del ciclismo. Già, perché parlare di settimana internazionale di coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, significa parlare di uno degli avvenimenti principali della prima parte di stagione.
confermarlo, è un albo d'oro ricco di nomi importanti, da Franco Pellizzotti a Damiano Cunego, da Michele Scarponi a Cadel Evans, tanto per citarne alcuni, fino ad arrivare appunto a Peter Kenna. Questo però per quanto riguarda i vincitori, non dimentichiamo infatti che a questa gara nel corso degli anni hanno partecipato anche atleti del calibro di Fabian Cancellara, di Paolo Bettini, grande protagonista in maglia di campione del mondo, e tanti altri, soprattutto giovani. E a proposito di giovani, un ragazzo italiano proprio in questa gara colse il suo primo successo da professionista. Era il 22 marzo del 2006. È una giornata da tregenda quella che accoglie gli atleti al via della seconda tappa della settimana internazionale di coppie Bartali. Sono Kuczynski e Karielis a uscire dal gruppo al chilometro 89, 5 minuti e 18 secondi, il vantaggio dei due battistrada. Paolo Bettini, è il campione olimpico Paolo Bettini a rompere gli indugi nel gruppo. Alla sua ruota il giovane talento siciliano della Liquigas Vincenzo Nibali. Durissima la selezione in salita ed è il portacolori della Liquigas Vincenzo Nibali che stacca Paolo Bettini e raggiunge Kuczynski, rimasto solo al comando. L'attacco del siciliano Vincenzo Nibali. Nibali è solo al comando. 10 km all'arrivo per Vincenzo Nibali, ormai è un'autentica cavalcata trionfale. Braccia alzate per Vincenzo Nibali che a 21 anni coglie la sua prima vittoria tra i professionisti sul traguardo di Faenza, secondo posto per Kuczynski, terza posizione per Paolo Bettini. È una vittoria da dedicare soprattutto a me stesso, alla squadra che mi ha aiutato da me tanto e tutti i miei amici al fan club e a casa mia a Messina e in tutta la Sicilia, dai. Grazie a questo successo Vincenzo Nibali balza anche al comando della classifica generale della settimana internazionale di coppie Bartali. La settimana internazionale di coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, si conferma dunque come importante trampolino di lancio per giovani talenti. Tutto questo grazie alla regia organizzativa del gruppo sportivo Emilia, che nonostante il difficile periodo si appresta a proporre una nuova ed entusiasmante edizione della gara che ricorda due veri e propri miti dello sport italiano e non solo. Oltre all'ormai tradizionale maglia di leader griffata Banca Interprovinciale, la gara metterà in palio la maglia bianca Selle SMP al leader della classifica punti, la maglia verde Sidi Gruppo Era al miglior scalatore e la maglia arancione Felsineo al miglior giovane. La settimana internazionale di coppie Bartali trofeo Banca Interprovinciale sarà valida anche come prima prova della speciale Challenge Beghelli Emilia Romagna, la speciale classifica che tiene conto dei piazzamenti degli atleti nelle gare organizzate in regione dall'ente organizzatore bolognese. La gara, che si correrà sotto l'egida del CONI, Unione Ciclistica Internazionale, Lega Ciclismo Professionistico, Federazione Ciclistica Italiana e Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche, si correrà dal 26 al 29 marzo e sarà ancora una volta la Riviera Romagnola ad ospitarne l'avvio. La giornata inaugurale, come da tradizione, sarà suddivisa in due frazioni. In mattinata si terrà la tappa in linea che ricalcherà le frazioni degli ultimi anni e che si svilupperà fondamentalmente su due circuiti. Dopo il via, dal cuore di Gatteo, i corridori raggiungeranno lo stabilimento della Sidermec di Pino Buda, marchio da sempre vicino al grande ciclismo, per il via ufficiale.
Nelle fasi iniziali si affronterà un primo tratto di percorso pianeggiante che, dopo il passaggio da San Mauro Pascoli, porterà gli atleti a transitare per la prima volta sotto il traguardo. Qui inizierà la seconda tornata sullo stesso tracciato, che però lambirà solamente il rettilineo d'arrivo in vista del gran finale. Una sessantina di chilometri tutt'altro che facili, con alcune asperità piuttosto impegnative. La prima, che porta i 351 metri di altitudine di Sogliano a Rubicone. La seconda è quella che da Ponte a Uso porta a Passo delle Siepi, quella di Massa Manente, uno strappo con pendenza media dell'11% e punte massime del 18%. Dopo lo scollinamento, una veloce picchiata porterà la corsa in provincia di Rimini a Poggio Berni, per poi transitare da San Mauro Pascoli a 5 km dall'arrivo. Ma andiamo a vedere l'ultimo chilometro di questa tappa grazie a Manuel Belletti, forte velocista che conosce molto bene queste strade, vivendo a Sant'Angelo di Gatteo, proprio a due passi da questo rettilineo. Eccoci qua, abbiamo appena passato l'ultima rotonda, che è posta a circa 600 metri dalla conclusione. La tappa è una tappa che può diventare impegnativa, ovviamente come tutte le gare il duro lo fanno i corridori. Ci sono due salite, la seconda è impegnativa come salita, e se fino a qua si è andato forte può fare male, può fare selezione. E qui inizia la semicurva finale, qui è altrettanto importante mantenere le posizioni, dopodiché questo rettilineo di 200 metri circa decreterà il vincitore, e come ogni volata è un terno all'otto, bisognerà avere gambe e scegliere il lato giusto della carreggiata. È una tappa che può essere resa dura, e ovviamente da noi corridori. E abbiamo visto che nel corso degli anni, negli stessi arrivi, ci sono state più soluzioni. Un arrivo da finisseur, un arrivo da volata di gruppo, un arrivo da gruppo ristretto. Quindi è un po' da interpretare. Non è poi così scontato che si possa arrivare tutti in volata, vedremo. Io dal canto mio corro in casa, quindi ci tengo particolarmente a far bene e spero quel giorno di potermi giocare le mie chance in volata o nel gruppo che ci sarà. Tradizionale appuntamento della settimana internazionale di Coppia Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, è la Crono Squadre, che quest'anno si proporrà ancora con l'azzeccata formula proposta nelle edizioni precedenti, quella delle squadre suddivise in due formazioni da quattro corridori ciascuna su un tracciato interamente pianeggiante di 13 km e 300 metri che da Gatteo a Mare porterà i team ad altissima velocità verso il traguardo di Via Roma Gatteo, dove conosceremo il primo leader della settimana internazionale di Coppia Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. La seconda tappa della settimana internazionale di Coppia Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, prenderà il via da Cesenatico, località che ha dato i natali al grande Marco Pantani, che proprio in questa gara colse l'ultimo podio della sua immensa carriera. Era il 2003. Dall'anno successivo il gruppo sportivo Emilia non ha più assegnato a nessun corridore il dorsale 145, il numero con cui Marco partecipò a quell'edizione della settimana di Coppia Bartali. Le fasi iniziali si svilupperanno lungo il circuito cittadino che caratterizza gli ultimi chilometri del Memorial Pantani Gran Premio Sidermec. Dopo due giri iniziali, la corsa si dirigerà verso Gatteo per transitare a Sant'Angelo, per poi, attraverso la provincia di Rimini, raggiungere Sogliano, dove inizierà il primo dei quattro giri finali. Si tratta di un circuito particolarmente nervoso, con la salita che porta alle ville di Montetiffi, oltre all'impegnativa ascesa verso il traguardo con i suoi 600 metri di lastricato di porfido con pendenze del 18%, che aggiunte ai tanti chilometri che i corridori avranno nelle gambe farà la differenza.
vincere su questo traguardo. Un anno fa fu l'inglese Peter Kenaug che grazie a questa vittoria ipotecò seriamente il successo finale. La terza tappa è dedicata ai velocisti e si aprirà nella località di Bargellino a Calderara di Reno, proprio a due passi dal quartier generale del gruppo sportivo Emilia. Dopo il via ufficiale nella centralissima via Roma a Calderara, i corridori raggiungeranno Crevalcore attraverso la provincia di Ferrara con il passaggio a Cento. Il tradizionale circuito finale sarà ripetuto 9 volte e garantirà al pubblico circa 2 ore e mezza di grande spettacolo prima delle emozioni dello sprint finale. La quarta ed ultima tappa, indubbiamente la più impegnativa della settimana internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, e questo darà alla gara una suspense fino all'ultimo metro. Si partirà dal comune di Pavullo, esattamente dalla piazza Battisti, e dopo 3 giri di un circuito iniziale di poco più di 4 km si raggiungeranno i 791 metri di altitudine di Serra Manzoni, per poi arrivare, dopo una lunga discesa di 23 km, nella frazione di Gombola, a 393 metri di altitudine. Qui inizia una lunga salita verso Polignago e Cadignano per raggiungere Lama Mocogno, dove è posto il primo Gran Premio della montagna della giornata. Dopo una breve discesa fino a Serpiano, inizia una salita di 2,6 km che porta al secondo Gran Premio della montagna del Passo Centocroci. Una lunga discesa di 13 km fino a Montemolino farà da preludio alla salita che porta ai 1303 metri sul livello del mare di Piane di Mocogno, teatro dell'arrivo di una tappa della Coppie Bartali 2013 vinta da Damiano Cunego. Si transiterà quindi alla Mamocogno e dopo una lunga discesa fino a Via Confetta si ricomincia a salire attraversando Sasso Storno e la CA verso il terzo Gran Premio della montagna. Ciao a tutti, sono Nicola Gaffurini della MGK Vis Vega Norda. E ciao a tutti, sono Simone Velasco della Zalfero Mobil di Sirefior e a questo punto andremo a vivere insieme gli ultimi 30 km della quarta tappa della settimana internazionale Coppie Bartali. Siamo sulle prime rampe della Confetta, la penultima salita di giornata. E qui sicuramente ci sarà fuori la fuga che sarà in procinto di essere ripresa e i migliori saranno davanti. Abbiamo appena affrontato i primi 700 metri della salita e le pendenze sono veramente arcigne. Siamo intorno al 20% e i migliori scalatori saranno intorno ai 400-450 watt e la selezione inizierà a farsi. Ma se la fuga è ancora fuori, su una salita del genere avrà poche possibilità di resistere, anche perché qua si giocheranno la classifica, i migliori, quindi il ritmo sarà sicuramente molto elevato. Dopo 2 chilometri di salita si incontra al cimitero dove riposa Meo Venturelli, grande campione degli anni 60 che è riuscito a battere dei fortissimi corridori come Jacques Anquetil e Charlie Gaul. Abbiamo appena finito la salita della Confetta. La salita è molto impegnativa, misura 5 km 700 metri, pendenza media del 10%, massima del 20%. Mancano 18 km all'arrivo, quindi da qua tutta fino al traguardo, perché chi ha gamba ce la può fare. Eh sì, i duri inizieranno a giocare.
Dopo la picchiata verso Pieve Pelago inizieranno gli ultimi 3,5 km che porteranno ai 1075 metri dell'arrivo di Rocca Pelago, dove in un territorio ricco di storia e cultura conosceremo il nome del vincitore dell'edizione 2015 della Settimana Internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. I can be a nightmare of the grandest kind. Da Varigazzo qui la strada è quasi tutta in discesa, qualche strappetto giusto per rompere un po' il ritmo. I have the bravest heart that you've ever seen. Potrebbero esserci diverse opzioni sul finale, il gruppo potrebbe essersi ricompattato e magari però qualcuno potrebbe aver tenuto duro e presentarsi tutto solo ad affrontare l'ultima salita. Qui la strada sale tutta attorno al 7-8% e sicuramente i migliori inizieranno a darsi battaglia. Siamo a Rocca Pelago, qua si concluderà la quarta tappa, un arrivo impegnativo di una tappa molto impegnativa. E sicuramente saranno dei grandi corridori a giocarsi la tappa e il vincitore sarà un corridore di rilievo. Ancora una volta sarà una grande settimana internazionale di Coppie Bartali. Siamo sull'Appennino modenese, a due passi dalla Toscana. Rocca Pelago è balzata agli onori delle cronache per un fatto piuttosto singolare. Tra ottobre 2009 e marzo 2011, durante i lavori di recupero e riconsolidamento delle strutture della chiesa parrocchiale della conversione di San Paolo, sono stati riportati alla luce i resti della rocca medievale e una cripta con circa 300 corpi mummificati, risalenti ad un periodo compreso tra la metà del XVI e la fine del XVIII secolo. In previsione dell'inaugurazione di un museo, prevista proprio per la primavera 2015, in prossimità dell'arrivo con la Settimana Internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, si potrà continuare a visitare la cripta di Rocca Pelago con i resti di alcune mummie. Abbiamo la possibilità di far vedere il nostro territorio, specialmente all'arrivo, visto che Rocca Pelago ha avuto recentemente la scoperta delle mummie, e per far conoscere anche tutto il nostro territorio che ha delle potenzialità per i turisti direi notevoli, cominciare dal Lago Santo con tutti i suoi laghi alpini. Cerchiamo di offrire tutto quello che possiamo nel nostro territorio. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e l'eccellenza di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi REN Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. REN Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali.
I radiocomandi Rendezvous sono insuperati per design ed ergonomicità. Rendezvous radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazione di ogni genere. Rendezvous, impulsi d'autore. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Centro Servizi Auto Officina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica con tecnologia filoscopica per accensione. L'Auto Officina Sandri si avvale di tecnici altamente specializzati e attrezzature all'avanguardia che consentono servizi per il mantenimento dei perfetti protocolli di sicurezza del tuo autoveicolo. Esperienze e affidabilità, Auto Officina Sandri, il tuo veicolo in buone mani. L'Auto Officina Sandri la trovi in via Nazionale 120 a Belvedere di Tezzi sul Brenta e anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Björn Lökemans, I'm Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori e mezzi speciali per disabili. Camper Marostica, serietà e affidabilità in un mix di professionalità, eccellenza e competenza nella costruzione del tuo camper. La nuova Camper Marostica controlla gratuitamente il tuo impianto a gas curato da professionisti autorizzati. Nuova Camper Marostica la trovi a Sandrigo, in provincia di Vicenza, via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Vanno di fretta. Bene, abbiamo visto sta bella copertina. Oh, Zappa è forte. Bravo Zappa. Bravo forte. Veramente anche Christian copertina. Bon però. Certo. Ha una certo. Pazienza perché lei legna sempre la tartassarlo. Immagino. Questo, mandami quell'altro. Coppie e barteri, insomma, sarà una bella novella. Avremo qualcosa? Sì, avremo sicuramente sintesi di tutte le tappe, quindi diciamo siamo anche fortunati perché facciamo vedere, insomma, una delle poche gare che è rimasta in Italia per i professionisti. Ecco. Tanto poche, vero? Tanto poche quest'anno, sì. Su Treviso Mountain Bike vi seguono voi, no? Speriamo che poi dopo possano... Bigliani che ci sta facendo... Bigliani non vuole mai venire inquadrato, però lui c'è sempre. Gli piace lavorare. Dietro c'è anche Bigliani in questa struttura dove voi state creando questa... Credo con non pochi sacrifici, perché poi alla fine... Allora, è il lavoro di tutti, nel senso che Bigliani fa le foto, Fiorito fa le classifiche, ma... Sono le società che supportano l'attività, senza le società non si va da nessuna parte, ma questo vale per tutta l'attività del ciclismo. Sono primo a dirlo. Pertanto la politica, soprattutto la politica a livello regionale, si deve accorgere di questa cosa qua. Se noi cominciamo a vuoi che prendo la sedia e vado via? No, maltrattare le società e non curare le non società. Non è maltrattare le società, poi non ne frega niente. E questo è il problema, guarda che è sempre stato.
e sempre sarà molto probabilmente, io mi auguro di no, perché guarda che c'è gente che ha organizzato veramente anche campionati italiani, però se non sei amico dell'amico oppure non hai una lunga data di... Poi dopo siamo... Voi siete ancora giovani, cioè non fate parte di quell'era, e cioè è difficile poi dopo che vi possiate prendere un plauso, perché comunque non si è sotto elezioni. Io non ho mai visto, mi spiace dirle queste cose, non è polemica, però mi piacerebbe che ci fosse più omogeneità nei giudizi, anche nei rapporti con le società, perché è pur vero quello che tu dici, ma è una, diciamo che è una malattia che risale ai tempi di Marco Caco. Secondo me l'aspetto più importante è premiare chi lavora. Perché guarda, chi lavora, i premi sono sempre quei ragazzi. Me, sì, secondo il nostro premio non è il presidente Tizio Caio Sempronio, sono i 1000 atleti che avete avuto, è vero? La soddisfazione quello, guarda, quella di vedere tanti giovani. Non ce n'è altra, neanche per me. Io sono un organizzatore da tanti anni, i miei grandi premi li ho con la gente che riconosce, ma specie ragazzini, tante volte nomino Tapparello come Fabio Casotto, insomma tanti, lei anche li conosce, lei Lenia, sono quelli che ti danno la medaglia, non te la danno gli altri. A me mi chiamano giornalista, dottore, sono né dottore né giornalista, però per la gente va bene così, quindi quella è una laurea che a me piace. Mi spiace dirlo, ma a me piace. Vabbè, ma è giusto così, cioè io penso che comunque appunto gli atleti scelgono dove andare, specialmente in questo periodo dove appunto siamo in un periodo comunque non bisogna nascondere un po' di ristrettezze economiche, quindi anche un amatore sceglie dove andare a correre, sicuramente, quindi già il fatto che uno sceglie dove andare a correre presuppone che quando ci sono questi risultati, certo, vuol dire che si è fatto un bel lavoro. Il pubblico sceglie dove andare, certo, nessuno ha obbligato, cioè c'erano altre gare in provincia di Treviso, ok? Certo. Boh. Il pubblico ha scelto di andare a Maser, ok? Quindi secondo me, ripeto, più ci avviciniamo a questo standard, che è lo standard classico dello show, spettacolo, perché la gente vuole vedere quello, ormai queste gare che sì, annoiano. Io tante volte le gare su strada neanche le guardo più, perché sono sempre uguali. E la mountain bike è molto diversa, perché è diversa in base a quello che ti trovi, perché abbiamo comunque degli atleti che stanno facendo delle cose molto molto belle, e qua mi piaceva aprire un cappellino sul fatto che Anna Oberparleiter è tornata alla vittoria dopo aver fatto una stagione bellissima di ciclocross, Luca Braidot comunque ieri ha lottato fino alla fine, Nicolas Pettinat uguale. Ricordiamo insomma che Luca Braidot, oltre alla mountain bike, ha fatto un ottimo piazzamento in mondiale, è andato appunto, come hai ricordato tu, con Cassani, finendo una prova, e erano dei ragazzini che mi hanno fatto quasi tenerezza, perché se tu leggevi sui social network, no? Sì. La preparazione a queste strade bianche l'hanno vissuta proprio come un ragazzino che vede i professionisti. Però io voglio lanciare un messaggio a loro: ragazzi, non avete niente di meno di quelli che fanno normalmente le gare del Pro Tour, niente. Qua ci dovrebbe scattare quindi la prova. Ma ci vuole. E noi rinnoviamo anche l'augurio a Fausto Scotti, perché so che è stato poco bene. Fausto, esatto, sta casa aspetta a te, abbiamo capito, ma noi ti aspettiamo sempre più che volentieri, perché lui è un grande nostro... Ci segue sempre, quindi, e giustamente tante volte fa delle critiche che io considero oneste ed intelligenti, e poi ci conosce profondamente, quindi auguri al nostro commissario tecnico delle ruote grasse, invece le ruote secche, che è Davide Cassani, no, ma l'altro, quello del mountain bike, che Uber Paluber, c'ha Paluber, che questa ce l'avremo anche lui prossimamente. Uber Paluber, ma è di dov'è? Di Lavello, Foggia? Sì, di dov'è? Di Foggia. Bolzanino Doc, di Bolzano, Paluber. Però è più abbronzato di me, ma voglio vedere, sta pure a Bolzano, sta in alto. Adesso abbiamo l'ultima clip da mandare con le strade bianche. Abbiamo scelto di farvi vedere quello che gli altri non fanno vedere, perché le strade bianche dei professionisti le vedono tutti. Siccome le donne, e tu lo sai che io ogni anno per me è una crociata quella di avere a scratch il ciclismo femminile che conta, che viene molto spesso spodestato, non viene mai visto da nessuna parte, grazie a Lino Santoro abbiamo le immagini delle strade bianche. Abbiamo deciso di tenerle confezionate come ce le ha mandate appunto Lino, con queste interviste pre-post gara e appunto questa musica accattivante, però voglio appunto aprire solo un cappellino per dire che Megan Garnier ha vinto appunto la prima edizione delle strade bianche, RCS, che ha pensato di riportare questo parallelismo, no, tra gara elite maschile e gara elite femminile. Quando correva la Ilenia Lazzaro, quando faceva la professionista lei, c'era anche la Sanremo maschile e femminile. 1919. No, dai, 2000, 2001, 2002, 2003.
Quindi io spero e auspico che insomma ci siano sempre più gare in appoggio alle gare dei professionisti, come hanno continuato a fare la, io ho fatto anche il Giro delle Fiandre, ho fatto l'Amster Gold Race, che c'era insomma sempre in abbinata, si arrivava mezz'ora prima dei professionisti. Mi piace quando fai la sborona, perché c'è tanta gente, ogni tanto me la chiedo. Malilini è arrivata, ma Malilini insomma ha fatto qualcosa. Ogni tanto ho fatto anch'io qualcosa. Sì, insomma. Cioè, ero sempre una che remava dietro, però insomma, vabbè, insomma l'ho fatta e l'ho anche finita. Beh, ma poi dopo mi piace questa apertura alle donne, perché poi dopo, siccome giustamente quest'anno sono gli anni di tutto, cioè Expo, poi dopo c'è l'anno della misericordia, ricordiamoci che c'è c'è anche poi il ciclismo femminile, che sì, porta a casa sempre le medaglie. Devo aprire una parentesi sull'anno della misericordia, farlo a Roma mi sarebbe piaciuto farlo in un paese del terzo mondo, così crescevamo quel PIL, ma Papa Francesco non si deve arrabbiare, io dico quello che penso, farlo a Roma dopo l'Expo insomma mi sembrava una cosa, siccome la misericordia è planetaria, farla in un paese dove veramente c'è tanto bisogno, portare l'ampo di misericordia non faceva male, ma questa è una mia interpretazione. Comunque, così mi ha toccato pure il Vaticano. Vabbè, sì, dai, finiamo il discorso. Appunto, abbiamo questa bellissima clip delle Strade Bianche. Ricordiamo però, già molto bene in ottica prime gare internazionali, Elisa Longo Borghini in terza posizione, Elena Cecchini, campionessa d'Italia, che ha cambiato squadra, è andata all'estero con Susanna Zorzi, che aspettiamo anche qua, perché Cannata me la devi portare a Susanna. Decima posizione, benissimo anche Rossella Ratto, che sta crescendo molto bene, e mi sono segnato due nomi che hanno fatto abbastanza bene: Valentina Scandolara, che insomma è una nostra amica, ci segue sempre, e Francesca Cauz, che ha usato il ciclocross per preparare la strada ed è già diciamo una delle ragazze più che è partita infanti. Bene, esatto. Andiamo anche con un'ultima news degli ultimi giorni, con Soraya Paladin, che ha centrato un bellissimo podio in Francia, quindi anche Lucio Rigato, aspettiamo anche la Top Girl qui in studio, e andiamo appunto con queste immagini di Lino Santoro sulle Strade Bianche Donne Elite. Via la clip! Sara Grifi, esordio stagionale, una gara importante. Sì, è la prima dell'anno, dai, speriamo bene, è la prima volta che la faccio, via. Bocca al lupo a tutte. Irene Bitto, prima gara dell'anno, Strade Bianche, gara internazionale, alta tensione. Sarà durissima, ma ci proviamo, dai. Ruote da curare. Oddio, le più forti, sono sempre le solite, Rabobank e Bols. Marta Vassanelli, bentornata in gruppo. Oggi un esordio in una gara importante, fa freddo ma diamo tutto. Ma è un bellissimo esordio sicuramente, perché siamo in Italia, è una gara molto impegnativa, come rientro sarà dura per me, però siamo in Toscana e per cui cercheremo di fare il meglio possibile. Silvia Valsecchi, dopo gli impegni in pista, gara su strada, internazionale Strade Bianche, prima edizione. Sì, questa è la prima edizione delle Strade Bianche, ieri abbiamo provato il percorso, abbiamo visto che comunque i pezzi in sterrato sono simili a quelli dell'Eroica che avevamo già fatto qualche anno fa, e niente, speriamo che ci sia meno vento di ieri e speriamo vada tutto bene. Durissima, per noi è già un onore partire di fianco a queste atlete di questo livello e faremo del nostro meglio, io insieme al mio team.
Cecchini, esordio in Italia, giornata fredda, ci scaldiamo sulle strade bianche. Sicuramente oggi ci sarà da scaldarsi, il percorso è molto impegnativo, speriamo di farvi divertire. Una porta colori della Wiggle Honda, Elisa Longoborghini. Elisabeth Armistead. Applauso per la seconda classificata, Elisabeth Armistead. Alla premiazione della vincitrice si aggiudica Strade Bianche Women Elite, una porta colori di First Thomas. Un applauso per Megan Garnier. E lei la vincitrice di Strade Bianche Women Elite, Megan Garnier. Thank you. It was a great course. It was a really hard course. It kind of self-selected itself. Lizzie went on the attack on one of the steep gravel sections, and I countered it and got away, I don't know, well before, I think, 20K to go, around 20K to go, I think. And I just held on. I didn't know how far I had on the field and just kept going. Do you like Italy? Love Italy.
I love Italy. I love Tuscany and I love this region. And I seem to do well here, so. Sì, sono molto molto contenta. È stata una gara emozionante dall'inizio alla fine. È stata veramente veramente bella. Bulls, Rabobank e Bigla sin dall'inizio hanno controllato la situazione e alla fine sono riusciti con il vantaggio di squadra a vincere. Diciamo che io mi ritengo più che soddisfatta della mia condizione e del mio risultato, però loro sono numericamente più forti. Grazie, me lo meritavo, grazie. Allora, Stefano, qua hai portato non tutti, perché sennò era una camerata, no. Ma insomma, vuoi presentarci a questi tre atleti, è vero? Beh, certo. Partiamo da Alice Favrin, che è la nostra new entry. L'avevo presentato prima una, hai fatto l'operatore, ha fatto la virgola, vabbè. Comunque. Alice Favrin, che è la nostra new entry per quest'anno, l'abbiamo rubata alla strada. Poi abbiamo Silvio Zatta, che... è della categoria allievi, è stato uno dei primi atleti giovanissimi del mountain bike Baga Erne. Quindi è cresciuto con voi? Sì, certo. Quando nel 2010 abbiamo iniziato il nostro progetto, Silvio è stato uno dei primi, se non il primo. Primo che sarebbe l'ultimo. E poi abbiamo Luca Bordin, che è un po' il nostro atleta di punta attuale. Ha un paio di scarpe meravigliose, poi sta nevicando, ma ricordategli le scarpe che sono discuti. Mi sembra il film di Fantozzi, quando ha lasciato la famiglia, non sta a ridere, sapeva che aveva lasciato la famiglia dopo tanti mesi dall'estate, che chiama la moglie, tutto bene, fa la moglie, sì, abbiamo un po' freddo, hanno le scarpe da ginnastica, povera, una tenerezza. Scusa, siamo partiti per fare una puntata normale, come al solito, sì, di cacciara come il bar. Vabbè, ma ci sono gli orsi fuori, mi viene con le scarpette da ginnastica. Ma è caloroso. Ma non c'è freddo sotto i piedi sto ragazzo. Non penso, ma io sono protettivo. Ho capito, ma adesso ci sono 55 gradi. Vabbè, quindi. Dai, poi ti do i mon boot prima di andare fuori. Col calzini, mi sembra che sta un'estate al mare. Scusami. Ha preso vabbè. Ragazzi, abbiamo buttato in cacciara, noi diamo l'appuntamento, se tutto andrà bene, settimana prossima, è vero. Se ci guardate ancora, sì, siamo partiti proprio. Se no ce ne faremo una ragione, voglio dire. Se no parliamo fra di noi. Ma sì, tanto non cambia niente. Io tanto ringrazio Stefano Garbin, maestro di mountain bike, come mi piace, guarda, parola maestro, guarda. Grazie. A me mi echeggia dei momenti meravigliosi, perché il maestro di una volta ti dava una bastonata in testa, no? con la bacchetta, me la facevi, e andavi a casa e non lo dicevi a papà. Penso che diceva il papà, la mamma c'era il resto. Sì. Allora i maestri erano educatori. Oggi se un maestro si permette di dirti ah, arriva subito telefono azzurro, ambulanza, un casino, no? Che tristezza. Applauso. Posso dare l'appuntamento? Sì, sì? Beh, certo. Allora, se volete vedere i nostri piccoli atleti all'opera, il 10 maggio a Crespano del Grappa organizziamo la prova della Veneto Cup Kid. Ecco, questo qui, quando hai detto? Il 10 maggio. Il 10 maggio ci saremo. Bene. Io ringrazio anche Mauro De Bortoli, presidente del club Mountain Bike Club Gaerne. Grazie anche a te e Flavio Furlanetto, vienici a trovare quando cavolo vuoi. Ilenia, a conclusione di questa prima overture, è vero, di Scratch, insomma, tutto l'anno adesso ti devo sopportare. Così, tutto cioè, guarda che silvizi che ti ho portato. Ma tutto l'anno così? Ti tocca. Mi tocca? Pensa, fra qualche anno ci sarà mia figlia anche, ho quindi paura. Pensate che bello. Qua qualche andiamo anno. A leggere le classifiche, al posto no, vedendo come fa le, come si chiama, le lallazioni. Quindi ti parla batte. Già, quindi parla già. Si preparati a fare. Mamma mia. Allora, per chi avesse la compiacenza, la volontà e soprattutto la cortesia di seguirci anche lunedì prossimo, abbiamo una chicca particolarmente gustosa, non dico nulla, o bianco o nero, sempre sull'emittente Canale Italia 159 alle ore 20, per Scratch è proprio tutto, settimana prossima. E quindi, aspetta, cosa succede? Cosa è successo?
Sì, ah, giusto, un'altra comunicazione che arriva dalla regia. Voglio ricordare che il giorno 21 marzo, in dalla pizzeria Romano Cornale, ci sarà una bellissima serata. Qua mi scrivono direttamente da Sanremo, un par di ciufoli, direttamente da Screcce, da Obianco esatto. Nero. Sammy Basso, il nostro amichetto, insomma, un grande amicone, un grande uomo, ha fatto, pensate, come si dice la 60-50 in... 66 in 60-60, da Coast to Coast, ha fatto un documentario meraviglioso. Lo e troveremo. Lo vogliamo qua in studio, sì, io lo arriverà voglio sicuramente. Qua. Lo troveremo sabato 21 marzo alla birreria Cornale, dove sarà una serata benefica con attori, comici, insomma, chi vuol venire ha soltanto... sì, vado, certo, io sono ovvio. Quindi tutti con Sammy Basso. Per tutti voi un buon rientro nelle vostre case, vero? Fatemi un applausino. Grazie Ilenia. Grazie a tutti. E alla settimana prossima. Alla settimana prossima. Olè. Data anche questa. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.